Ringrazio tutti i presenti perché vi siete iscritti molto numerosi a questo nostro Project Talk, l'abbiamo chiamato, e ringrazio chiaramente i docenti che vedete in questo momento con le videocamere accese e che si sono prestati a raccontarvi un po' quello che noi facciamo. In linea generale abbiamo chiamato questo Virtual Open Day Project Talk perché tutti noi, nonostante abbiamo le nostre specificità, parliamo di progetto. Quindi se vi interessa l'ambito della progettazione, vi dico che qui di fatto imparerete a osservare i fenomeni e a proporre delle soluzioni progettuali, a lavorare per step e a fare sintesi tra gli oggetti, gli edifici, l'ambiente, le persone e a capire l'importanza delle sfide globali sul progettista, ma anche sulla sua missione all'interno della società. Quindi, come avete visto dal nostro programma, abbiamo un programma molto intenso di incontri, vogliamo essere brevi ma incisivi e quindi adesso lascio subito la parola al professor Fera, che è il coordinatore del corso di studi in uscita in realtà, perché poi c'è anche la professoressa Mucelli in entrata della laurea in architettura e quindi lascio a lui la parola. Grazie, grazie Valentina. Sì. Non ti Francesco, sentiamo. ti sei chiuso il microfono per Sono sbaglio? spento. No, è ancora chiuso, Francesco. Sì. Ok, ora è aperto. Perfetto. Perché mi si attiva con ritardo, si vede che ci avevo cliccato prima due volte. Vabbè, volevo ringraziare tutti i presenti di essere qui, direi molto numerosi a questo importante evento di presentazione. Ringrazio anche Valentina, in realtà sì, io non sono più il coordinatore di corso di laurea dal 1° novembre, ma è la professoressa Elena Mucelli che si occupa della gestione del nostro corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura. Se riesco, vado subito a condividere le immagini, anche se il mio Teams è molto rallentato. Vi chiedo di darmi conferma se vedete lo schermo mio. Sì, si vede. Ottimo, grazie. Lo metto a schermo intero così forse lo potete vedere meglio. Allora, oggi vi presenterò quello che è l'offerta formativa del corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura della classe di laurea LM4 quinquennale. La nostra sede è nel campus di Cesena, che è sede del Dipartimento di Architettura e sede distaccata dell'Università di Bologna. È una sede nuova, ma su cui poi dopo accenneremo brevemente le qualità degli spazi. Queste slide che vi sto facendo vedere poi verranno messe a disposizione e saranno nel sito del corso di laurea, quindi poi avrete modo di rivedervele. Adesso farò una presentazione molto veloce perché poi vorrei lasciare spazio alla nostra studentessa Martina Corti, che vi darà una visione del corso dalla parte degli studenti. Allora, noi abbiamo qui segnato 5 punti perché iscriversi ad architettura, ma perché noi da architetti forse siamo deformati, ma tutto ciò che ci sta attorno per noi è architettura. La realtà fisica, anche se in gran parte poi è edilizia, ma questa è una specificazione che poi apprenderete più avanti se verrete a studiare da noi, fa parte del mondo costruito e cioè dell'architettura. Il nostro corso di laurea è un corso di laurea magistrale quinquennale di carattere generalista, il che vuol dire che poi permette ai nostri laureati di specializzarsi e di riuscire a trovare uno sbocco professionale in maniera molto flessibile rispetto alla dinamicità dell'attualità che cambia in maniera sempre molto più veloce rispetto a quelli che sono in realtà
i programmi dei vari corsi di laurea che hanno una loro fisiologica lentezza nell'adattarsi. Noi forniamo quindi un metodo di studio, un metodo di apprendimento, ma anche diamo delle solide basi di tutto ciò che caratterizza il processo della costruzione. Quindi diversi sono gli sbocchi professionali che un laureato magistrale può avere. Abbiamo dei diversi scambi internazionali e rapporti con architetti stranieri che tengono anche dei corsi qui da noi, dei corsi di progettazione, che fa sì che il corso abbia come una sorta di Erasmus interno. Ma oltre a questo abbiamo tutta una serie di scambi con importanti corsi di laurea in architettura in Europa. E non ultimo è perché abbiamo degli spazi con laboratori di altissimo livello. Come vi dicevo, la figura professionale si iscrive all'interno della direttiva CE, quindi è riconosciuta a livello europeo e permette l'iscrizione all'albo degli architetti nella sezione A, ma anche all'albo degli ingegneri nella sezione B. È un corso di laurea che coniuga dei saperi scientifici insieme a un sapere di carattere umanistico. Quindi fornisce alta specializzazione sia nel campo della rappresentazione dell'immagine architettonica, sia nelle forme più tradizionali, che invece anche nelle forme più avanzate di tecnologie digitali. Quindi si ha una preparazione, come dicevo, scientifica adatta alla nostra professione nel campo della geometria, della matematica, del calcolo, delle strutture architettoniche, permette anche ai nostri laureati quindi di firmare delle strutture, dà anche una preparazione quindi tecnica della tecnologia del costruito, perché si possono avere delle idee straordinarie, ma se non si sa come costruirle, questo indebolisce tutto il processo, o meglio, rende quasi impossibile la realizzazione di un'idea. Molto importanti, viste le urgenze climatiche, sono naturalmente gli aspetti che riguardano il risparmio energetico e la sostenibilità degli edifici. Quindi dà anche una ottima preparazione dal punto di vista della normativa, dei processi costruttivi per l'iter approvativo. Gli sbocchi, come vi dicevo, sono i più disparati, dal lavorare in studi professionali, in singoli architetti, ma anche in strutture più complesse, così come in settori produttivi, quali le imprese di costruzione o della realizzazione di componenti e materiali edili, negli enti pubblici, ma essere anche consulenti per forniture di arredi e materiali della costruzione, ma anche capacità di carattere estimative o di consulenza nell'ambito della valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale. Qual è il piano di studi che ci caratterizza? Adesso scorrerò i 5 anni di studio molto velocemente, ma come dicevo ve li potrete rivedere con più calma andandovi a scaricare queste slide. In tutti gli anni di corso c'è i laboratori di progettazione, che sono dei laboratori annuali o semestralizzati. Il primo anno un laboratorio annuale insieme al corso di disegno dell'architettura 1, quindi storia dell'architettura, un'altra materia a cui diamo molta importanza, che si ripeterà poi per altri 2 anni, la conoscenza della matematica e ovviamente anche i primi rudimenti di urbanistica, quando poi più avanti sarà un corso vero e proprio, un laboratorio di urbanistica. A secondo anno, come vedete, si ripete il laboratorio di progettazione architettonica 1, storia. Nel secondo anno si apprendono
strutture, la statica dell'architettura, quindi materie di carattere scientifico e ingegneristico, con un laboratorio sui materiali, sulla tecnologia dell'architettura, aspetto, come dicevo prima, molto importante, del saper costruire. Quindi fisica tecnica, anche questa ha a che fare col comfort ambientale, dall'acustica alla illuminazione degli ambienti, e al laboratorio di disegno. Saper pensare delle idee, delle architetture, prefigurare delle architetture è molto importante, ma è altrettanto importante saperle disegnare, saperle rappresentare. Al terzo anno, al laboratorio di progettazione, inizia il laboratorio di rilievo. Misurare l'architettura, saperla conoscere, è un aspetto fondamentale. Leon Battista Alberti, grandissimo architetto, che per conoscere l'architettura bisogna ridisegnarla, conoscere nei suoi fondamenti. Ecco quindi che il laboratorio di rilievo è uno strumento non solo propedeutico ad altri laboratori, come quello di restauro, che poi vi sarà nel quart'anno, ma anche per l'intervento del costruire nel costruito, costruire nella trasformazione dell'esistente. Quindi qui di nuovo un corso legato alle questioni di carattere ambientale, con la progettazione esecutiva per l'efficienza energetica, la scienza delle costruzioni, è importantissimo conoscere le dinamiche strutturali, e l'ultimo corso dell'anno è la storia e il restauro, teorie del restauro unite alle capacità di conoscenza del patrimonio storico. Col corso di rilievo al quart'anno, oltre sempre al laboratorio di progettazione, si apre il laboratorio di restauro. In Italia abbiamo un terzo del patrimonio artistico del mondo, e tra questi è sicuramente il patrimonio architettonico, che necessita di un costante intervento. Ecco che quindi un laboratorio di restauro è sicuramente molto importante. Vi è un altro laboratorio di costruzione dell'architettura, dove si mettono a frutto quelli che sono gli insegnamenti di scienza e di statica degli edifici, un corso di valutazione per conoscere e saper quantificare il patrimonio esistente, legislazione urbanistica, perché, come dicevo, nelle capacità del nostro laureato è quella anche di comprendere i meccanismi amministrativi che regolano il processo delle approvazioni di un progetto. Quindi una materia più di carattere umanistica, come l'estetica, e un'altra più di carattere progettuale sull'architettura degli interni. Il quint'anno è l'anno che viene lasciato alle nostre studentesse per lavorare al proprio lavoro conclusivo di laurea. Quindi sono istituiti laboratori di laurea con un numero massimo di 15 studenti per docente, più tutta una serie di attività a scelta. I nostri studenti possono scegliere dei corsi presso altri corsi di laurea, ma anche all'interno vengono attivati ogni anno differenti corsi legati, come storia della città, del territorio, oppure altri corsi di architettura degli interni, allestimento e museografia. E in quest'ultimo anno le nostre allieve imparano e costruiscono il loro percorso di laurea. Questo permette di avere un altissimo numero di laureati in corso, di non disperdere gli studenti. Qui molto velocemente, cosa si studia? Il disegno e la rappresentazione, sia manuale, perché comunque sia, anche usando uno strumento digitale, che sia la penna d'oca, che sia una tavoletta grafica, saper disegnare a mano, e fin tanto che non ci collegheranno il cervello a un computer, sarà il metodo più veloce per prefigurare le prime idee. Come ho detto, la storia dell'architettura, conoscere ciò che è stato fatto prima di noi,
fa sì che le nostre proposte non siano proposte ingenue, ma solidamente radicate nel territorio in cui si costruiscono. Quindi i laboratori di composizione architettonica urbana, ossia come si dovrebbero disegnare gli edifici o le parti di città che ci circondano. L'architettura degli interni, costruire il guscio in cui si vive è uno degli aspetti più sicuramente importanti. La tecnologia, i vari pacchetti, i sistemi tecnologicamente avanzati di costruzione vengono approfonditi. Il rilievo sia manuale sia strumentale è anch'esso oggetto di un laboratorio molto importante del nostro corso e, come dicevo, propedeutico al corso di restauro. Non si può operare il restauro di un edificio se non lo si conosce nella sua consistenza materica. Quindi laboratori di urbanistica, ma questi corsi vengono affiancati anche da tutta una serie di AFPG, cosa sono? Attività formative e pratico guidate, che servono anche queste per darci una capacità di leggere il reale che ci circonda, quindi corso di storia tecnica della fotografia o di allestimento e museografia o di, come dicevo, rappresentazione della città, del territorio. Il campus è in una nuova sede con degli spazi di altissimo livello. I nostri studenti, unici in Italia, hanno a disposizione nei loro laboratori didattici un proprio tavolo da disegno dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 7 di sera, dove poter studiare al di fuori anche delle lezioni che si tengono in aula o in laboratorio. Vi sono poi tutta una serie di laboratori specialistici come Carta, che è l'archivio cartografico del territorio, laboratorio modelli di architettura che vedete qua nella foto, dove si possono realizzare dei modelli fisici, un laboratorio, la Movida, di modellazione e visualizzazione digitale con macchine molto performanti, il laboratorio di rilievo con la strumentazione digitale per il rilievo fatto con apparecchiature appunto collegabili a sistemi di lettura e di modellizzazione digitale, laboratorio di fotografia e un laboratorio di materiali. Esiste poi una ottima biblioteca specializzata in architettura che è aperta anch'essa, anzi no, lei è aperta fino alla biblioteca, è aperta fino alle 11 di sera, quindi spazio, luogo dove poter continuare a studiare. Ecco, questi sono i riferimenti, la professoressa Mucelli, come diceva, la coordinatrice, a cui potrete rivolgere ulteriori domande, ma anche al professor Fallavolita, che si è collegato dal proprio laboratorio e che avete visto poco fa. Bene. Grazie, io lascerei la parola a Martina. Sì, grazie. Sì, mi vedete, mi sentite? Molto sì. Bene. Perfetto, buongiorno a tutti, io sono Martina, sono una studentessa del quinto anno di architettura, frequento la facoltà qui a Cesena. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Fera che mi ha invitata a parlare oggi e oggi cercherò di raccontarvi quella che è la mia esperienza all'interno di questa università. E quindi innanzitutto volevo spiegarvi quali sono state le motivazioni che mi hanno spinta a iscrivermi ad architettura e perché proprio qui all'Università di Bologna, quindi nella sede di Cesena. Vi faccio una piccola premessa, io non sono di questa zona, io vengo da un paesino in provincia di Como e quindi mi sono trasferita a Cesena 5 anni fa proprio per frequentare questa università. Professore, non so se vuole terminare la sua condivisione. Ah, scusa. Ok, perfetto, non c'è problema.
La prima motivazione che mi ha spinta a iscrivermi qui a Cesena è stata la mia necessità di fare una laurea quinquennale e non quella che noi chiamiamo una 3 più 2, diciamo. Questo perché io credo che un architetto, per avere una formazione completa, debba comunque affrontare un percorso quinquennale. Di fatto anche per iscriversi all'albo serve comunque una laurea magistrale. Quindi prima di iscrivermi avevo un po' studiato quelli che sono i piani didattici delle varie università e a mio avviso il piano didattico di una quinquennale è meglio distribuito. Infatti, come spiegava il professor Fera, fin dal primo triennio, diciamo, si vanno ad affrontare in modo più approfondito quelle che sono le materie che costituiscono poi l'architettura, quindi dall'urbanistica al rilievo, il disegno. Un'altra motivazione che mi ha portata a Cesena è stato il fatto che comunque Cesena è un'università relativamente piccola e questo, per quanto riguarda il nostro percorso di studi, è un grandissimo vantaggio. Infatti, per esempio, per quanto concerne i laboratori, per esempio progettazione, il fatto di essere una classe piccola con un docente ci consente di avere un rapporto diretto con i docenti e tante occasioni di confronto. Infatti solitamente si ha un confronto settimanale, quindi ogni settimana si può parlare e revisionare il proprio progetto direttamente col docente. Quindi nel mio percorso universitario ho sicuramente affrontato delle difficoltà, soprattutto all'inizio. Infatti io vengo da un liceo linguistico, quindi quando mi sono iscritta ad architettura pensavo di partire leggermente svantaggiata rispetto a magari chi ha affrontato, non so, per esempio un geometra alle superiori. In realtà queste difficoltà, questa differenza con i miei compagni non l'ho mai avvertita, tanto che dal primo anno, questo perché dal primo anno le materie, quindi gli esami, partono proprio da zero. Per esempio per quanto riguarda progettazione o disegno, io sono arrivata in questa università che non sapevo letteralmente tenere in mano la matita, ma al primo anno pian piano ho imparato e non ho avvertito di essere più in difficoltà rispetto agli altri. Per quanto riguarda invece le materie scientifiche, appunto dal primo anno per esempio c'è l'esame di matematica. Sicuramente chi arriva per esempio da un liceo scientifico è un programma magari in parte già affrontato nel quinto anno della scuola superiore, ma anche per me che appunto venivo da un linguistico è stato un esame affrontabile, soprattutto grazie all'aiuto dei miei compagni. Ci tengo molto a sottolineare che la nostra è un'università che si fa sostanzialmente in gruppo, nel senso che molti dei laboratori prevedono dei gruppi, solitamente tra due e quattro membri, e è molto importante sapersi relazionare con gli altri, sapere esprimere le proprie idee, sapersi confrontare e sviluppare un certo senso critico. Come dicevo, tutti i laboratori, progettazione, ma anche urbanistica, disegno, sono quasi sempre fatti in gruppo. Per quanto riguarda il campus, l'avete visto nella presentazione, è stato inaugurato qualche anno fa, e all'interno dell'edificio ci sono tanti servizi, abbiamo tanti spazi per studiare, sia all'interno del campus ma anche nella città. Non so se magari qualcuno come me non è di Cesena, non conosce la città. Cesena è una città universitaria che adesso, vabbè, a parte la questione del Covid, è comunque è una città movimentata, piena di eventi per gli studenti. Sicuramente il campus è il nostro punto di riferimento, ma abbiamo anche delle aule studio dislocate nella città, come l'aula alfa e l'aula beta, che sono aperte 7 giorni su 7 e dove è possibile studiare anche fino a tardi. Se dovessi raccontarvi qualche esame che sicuramente è stato importante per la mia crescita, c'è progettazione 3, quindi progettazione architettonica del terzo anno. Come diceva il professor Fera, vengono dei professori da università estere, quindi il corso di progettazione del terzo anno è tenuto da docenti non italiani, diciamo, e è sicuramente una grandissima opportunità per vedere quello che è l'approccio alla progettazione architettonica di docenti appunto stranieri. Secondo me è una grandissima opportunità anche per chi magari non ha l'opportunità poi di partecipare a un programma come per esempio l'Erasmus. Un altro esame che per me è stato importantissimo è stato la progettazione del primo anno, perché come dicevo è stato il mio primo approccio a quello che è il mondo dell'architettura.
E mi ha dato, secondo me, gli strumenti fondamentali per poi affrontare i corsi successivi, sia di progettazione, ma in generale per la mia crescita architettonica, diciamo. Altri corsi che mi sono veramente piaciuti, rimasti impressi, sono quelli di storia, in particolare storia e restauro, ma se posso dire, ho anche apprezzato molto quelli che vengono considerati i corsi più ostici, più complessi, come scienza delle costruzioni e statica. Un'attività molto importante durante i 5 anni è sicuramente il tirocinio. La nostra università, come diceva prima il professor Fera, ha nel piano didattico un tirocinio curriculare di 150 ore che è possibile fare sia in uno studio in Italia che in uno studio all'estero. E proprio andando all'estero ho scoperto, anche confrontandomi con studenti italiani ma anche stranieri, che poche università offrono questa opportunità. Per me è stata un'opportunità di conoscere l'attività di uno studio e anche di farmi conoscere e soprattutto di mettere in pratica quelle che erano le mie competenze che avevo acquisito nei primi anni dell'università. Appunto per quanto riguarda le attività all'estero, l'università ha tantissimi accordi con università europee e non solo. Infatti oltre al bando Erasmus c'è anche il bando Overseas. È possibile fare la tesi all'estero o anche il tirocinio. Io personalmente ho approfittato di questa opportunità, ho fatto 2 Erasmus. Il primo e il secondo anno sono stata alla ETSAM a Madrid e il secondo invece al quarto anno sono stata alla FAUP a Porto. Ovviamente andare all'estero è sicuramente una grandissima occasione che la nostra università ci dà. E quindi questa è un po' la mia esperienza, non so se ci sono delle domande. Allora, per quanto riguarda, ti ringrazio moltissimo Martina. Grazie. Per quanto riguarda le domande, direi che le scrivete in chat, come ho visto che state già cominciando a fare, noi le raccogliamo e poi entro una settimana troverete le risposte sul sito del Dipartimento. Questo perché chiaramente oggi siamo in una compagine ridotta, ci sono anche le manager didattiche, però volevamo dare spazio un po' a tutte le voci che fanno capo al Dipartimento, ma le vostre domande non resteranno in evase, ma riusciremo a darvi risposta nel giro di una settimana. Intanto ringrazio moltissimo, ecco, Martina. Grazie Valentina, sì. Volevo sfruttare ancora questi 2 minuti che ci rimangono. No, perché una delle domande più frequenti, appunto, io non ho capito bene la domanda a cui ho appena risposto, di Rebab, che ha scritto: oltre alla sede di Cesena c'è anche una sede a Bologna, giusto? Sì, è vero, nel senso ci sono 2 corsi di laurea, ma la magistrale a ciclo unico è solo a Cesena. A Bologna, ma poi verrà spiegato dagli altri relatori sicuramente molto meglio, c'è un 3+2. Sia una laurea e una magistrale che poi porta alla stessa classe di laurea. La principale differenza, perché è l'altra domanda che poi ne consegue, è nei piani di studio. Sono 2 piani di studio piuttosto differenti, ossia parlo per Cesena, poi i colleghi della laurea di architettura e ingegneria, ingegneria edile, architettura meglio spiegheranno le differenze. Ad architettura si dà un taglio più di carattere appunto umanistico al processo della composizione architettonica urbana, del pensare all'oggetto fisico che si dovrebbe realizzare nelle città. Molto importante l'aspetto tecnologico sicuramente, ma la progettazione, ad esempio, è in tutti gli anni, in tutti i 5 anni abbiamo i laboratori di progettazione. Una differenza è anche quella negli spazi. Abbiamo la fortuna di avere degli spazi molto confortevoli per gli studenti, sicuramente. Abbiamo i laboratori con un numero massimo di 50 studenti per docente. Abbiamo i laboratori di laurea del quint'anno, come dicevo prima, con un numero massimo di 15 studenti per docente. Questo permette
appunto una relazione, un rapporto molto più diretto, come ha appena raccontato anche Martina, col docente di riferimento di quel determinato corso. Ciò poi si ripercuote anche nell'efficienza didattica dello studente. Questo in estrema sintesi. Poi ci sono delle FAC che spiegheranno ulteriormente le differenze tra i due corsi, oltre a quelli che mi seguiranno. Grazie. Sì, grazie, grazie sia al professor Fera che a Martina Corti. E infatti l'obiettivo proprio di oggi era quello di intanto presentare tutta l'offerta formativa che c'è all'interno del Dipartimento di Architettura, che appunto è molto articolata e ha le sue specificità. Adesso in questo slot di mezz'ora invece presentiamo il corso in disegno industriale e io afferisco in particolare a questo gruppo di didattica e di ricerca e quindi insieme a me ci saranno in particolare la professoressa Vai e professor Zannoni e poi Simona Cavalleri che è la nostra manager didattica e Marco Dall'Olio che è il nostro studente. Saluto tutti, direi... ciao, arrivederci, grazie. Grazie, adesso vi faccio vedere un ultimo video e poi partiamo con la presentazione live. Ci tenevamo molto perché questo è il saluto della nostra coordinatrice che oggi non può essere qui con noi perché purtroppo non siamo tantissimi, però siamo sempre molto molto impegnati e cerchiamo di essere sempre sulle varie cose. Quindi ditemi solo se si vede. Si riesce a vedere? Sì, sì, Valentina, si vede. Si vede. Per rispondere a questa domanda attraverso un concetto chiave, che è quello di cultura del progetto, ovvero quel sapere di mediazione fatto della capacità di osservare la realtà attorno a noi e di costruire dei modelli nuovi della realtà, ovvero di innovare. Una mediazione che è fatta dalla capacità di sapere interloquire con attori e stakeholder diversi, dalla capacità di saper intermediare nei processi, in particolare nei processi produttivi,
e anche una capacità di mediare in campi del sapere e in discipline diverse. Il nostro percorso triennale è un percorso ricco ed eterogeneo e presenta una diversità di corsi, alcuni monografici ed altri integrati. I corsi monografici sono quei corsi che indagano discipline che servono al progettista, al designer, come storia del design, materiali per il design, project management, mentre i corsi integrati sono dei laboratori. Dei laboratori che nel triennio sono principalmente dei laboratori di progettazione, progettazione del prodotto o progettazione della comunicazione, ma anche dei laboratori di altre discipline come quelle del disegno, che può essere manuale o digitale. Insegnano professori di diversa origine e provenienza, accademici, professionisti, figure impegnate in prima persona nelle imprese. E conclude infine il nostro percorso di studi un periodo di tirocinio. Tirocinio fatto espressamente in realtà del territorio con le quali gli studenti entrano in diretto contatto, siano studi professionali o aziende. Bisogna ricordare che l'Emilia-Romagna è una tra le regioni d'Europa più avanzate nel settore manufatturiero e il fatto di poter avere un corso di design all'Università di Bologna in questo specifico territorio ne costituisce uno dei principali punti di forza. Ed è per questo che nel nostro percorso di studi cerchiamo di far sì che gli studenti coinvolti possano collaborare continuamente con questo tessuto, questa rete del territorio, attraverso contest, mostre, workshop e altre esperienze che possono essere sviluppate parallelamente a quelle curriculari. Mi piace concludere questa presentazione con una citazione di uno dei maestri del design italiano, Achille Castiglioni. Diceva infatti ai suoi studenti: se non siete curiosi, lasciate perdere. Se non vi interessano gli altri, ciò che fanno e come agiscono, allora quello del designer non è un mestiere per voi. Bene, grazie. Adesso lascerei la parola a Elena Vai per completare la presentazione sul design e professor Michele Zannoni che vedo connessi. Sì, grazie. Valentina, grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io sono Elena Vai, adesso fra qualche secondo anche il mio computer spero che riesca a condividere questa presentazione che è una sorta di infografica, di sintesi di quella che è la presentazione che avete appena ascoltato da parte della nostra coordinatrice, la professoressa Elena Formia. Il nostro corso triennale quindi è dedicato allo studio, al design del prodotto industriale e la classe di laurea è la L4. Come ha già anticipato la professoressa Formia, viviamo in una regione che è la seconda regione più produttiva d'Europa dove ci sono tutti i distretti produttivi rispetto ai quali noi abbiamo una predilezione perché collaboriamo anche all'interno dei laboratori di prodotto, di progettazione del prodotto con le imprese. Vi ricordiamo che noi come corso di laurea all'interno dell'Ateneo dell'Università di Bologna abbiamo attivato il primo corso nell'anno accademico 2013-2014, quindi in questi 8 anni di formazione abbiamo insieme con le imprese realizzato e tuttora ogni anno cerchiamo di innovare quelli che sono i team multidisciplinari di docenti strutturati, ricercatori e assegnisti di ricerca insieme appunto ai tecnici di impresa, agli amministratori delegati, alle risorse umane che insieme delle imprese che insieme a noi cercano di dare a voi futuri progettisti una formazione a tutto tondo che sia veramente centrata sulle esigenze del territorio e delle imprese, sempre molto legate alle attualità dei bisogni, rinnovando sempre e mettendo anche in discussione quelle che sono
ogni anno i temi dei nostri laboratori. Quindi che cosa facciamo? Formiamo una figura di un progettista che è in grado, come diceva la professoressa Formia, di osservare la realtà, ma attraverso corsi ex cattedra e corsi integrati ha la capacità anche di sviluppare delle capacità di mediazione, capacità di ascolto, per avere un approccio critico e iniziare ad avere una propria, a formare una propria personalità progettuale. Chi formiamo? Il designer di prodotto è una figura che quindi, dalla creazione di un brief di progetto, allo sviluppo, a una ricerca che noi chiamiamo metaprogettuale, alla ricerca dei casi studio e allo sviluppo di prototipi, nonché alla messa in campo e alla finalizzazione del prodotto e alla sua comunicazione, sarà in grado al termine del terzo anno di poter entrare all'interno di studi professionali o centri di ricerca e sviluppo di grandi imprese, di enti, di fondazioni o all'interno di uffici tecnici di piccole e medie imprese. Il materiale che vi stiamo facendo vedere in slideshow insieme al video della coordinatrice lo trovate sul sito che ho indicato e che trovate nella chat, e le materie caratterizzanti rispetto al primo, al secondo, al terzo anno prevedono una, diciamo, oltre ai corsi ex cattedra, molti laboratori di progettazione, dal disegno alla modellazione, ai fondamenti di CAD, ai laboratori di comunicazione visiva, computer grafica, fino ad arrivare anche all'analisi dei costi e al project management. E al terzo anno, come grande, diciamo, preparazione prima dell'elaborazione della tesi finale, c'è il laboratorio di sintesi finale, al termine del quale i nostri studenti hanno come esperienza formativa un tirocinio all'interno delle imprese. In quali imprese, in quali settori formiamo i nostri futuri progettisti, all'interno di quali realtà potranno andare a sviluppare questa esperienza professionalizzante. I settori che sono poi per fortuna presenti anche nella nostra regione, quindi tutto il comparto dell'automazione, della robotica, della meccatronica. Questa regione è un grandissimo distretto legato al packaging, alle industrie motociclistiche, come certamente sapete tutti, automobilistiche, nautiche, fino all'information and communication technology. Per passare alla grande fama della regione legata al fashion, agli archivi della moda, agli accessori, fino all'industria tessile, per passare all'arredamento, l'interior design e alla comunicazione multimedia. E dunque, come già è stato anticipato e quindi scorro rapidamente, la nostra capacità di intrattenere delle relazioni con le imprese del territorio regionale viene vincolata a diversi livelli, facendo ricerca insieme, portando le imprese all'interno del laboratorio di progettazione e condividendo quelli che sono dei brief di progetto che possono essere sviluppati anche in quelle attività che noi chiamiamo extra accademico, ovvero all'interno di concorsi di idee oppure workshop che possiamo sviluppare anche nel periodo estivo e nei tirocini come obbligo formativo. Queste sono solo pochissime delle tante imprese, delle più di 500 imprese con le quali sviluppiamo delle relazioni, e come anche i nostri colleghi hanno già anticipato rispetto ai loro corsi di studio, anche il corso in design del prodotto industriale ha una varietà di spazi nella sede qui di Bologna, di laboratori diffusi vicino alla scuola di ingegneria Porta Saragozza, per chi non è di Bologna, comunque all'interno della cintura delle mura della città di Bologna. Quindi abbiamo il laboratorio di modelli, il laboratorio per la stampa 3D e l'acquisizione dei dati, il laboratorio di fotografia, dove al primo anno ci sono postazioni per riuscire a sviluppare la sensibilità, soprattutto anche nella rappresentazione del prodotto che viene poi concepito. E c'è il laboratorio informatico, nonché l'apertura al Fab Lab d'Ateneo, all'interno del quale poter arrivare a testare e a fare e a sviluppare i propri prototipi. Come corso abbiamo relazioni con università diffuse sugli stati membri della comunità e stati extraeuropei, con i quali sviluppiamo scambi e progetti Erasmus e Overseas.
come comunichiamo tutto quello che facciamo e soprattutto quello che gli studenti fanno e che diventa patrimonio, il loro patrimonio, che contribuirà a creare il portfolio che alla fine del triennio diventa lo strumento attraverso il quale si possono candidare a posizioni professionali nel caso non si decida di proseguire nel biennio magistrale. Comunichiamo attraverso degli ospiti italiani, nazionali, internazionali che invitiamo all'interno dei nostri corsi a raccontare la loro esperienza professionale attraverso l'organizzazione di Bologna Design Week o delle settimane dedicate alle industrie culturali e creative, e soprattutto a fine anno siamo la comunità degli studenti insieme ai docenti allestisce all'interno delle sale della scuola, dell'università, la mostra che espone gli esiti, i prototipi sviluppati all'interno dei laboratori. A causa pandemia abbiamo sviluppato il nostro anche canale, causa e per fortuna abbiamo attivato un canale Instagram che è a tutti gli effetti il nostro museo virtuale, il Virtual Exhibit Lab, che potete andare a visitare, anzi vi invitiamo a seguire i nostri canali social, Facebook e Instagram. Realizziamo corsi di orientamento con gli studenti dei licei attraverso attività di formazione condotte dai nostri studenti universitari. Rispetto alle regole di accesso, lascio poi la parola al nostro manager didattico, e comunque bisogna sostenere il test TOEIC-I. Lascio appunto poi i dettagli più nello specifico al manager didattico. E che cosa si può, quali corsi possono essere frequentati al termine della triennale? Ne abbiamo elencati una selezione legata chiaramente alla specializzazione che un designer triennale può ambire in termini di formazione. Quindi abbiamo due lauree magistrali in advanced design, una dei prodotti, una legata allo sviluppo e al disegno dei servizi, un master di primo livello in design technology for fashion communication, per chi si vuole affacciare sul prodotto e la comunicazione del fashion design. Abbiamo un master di primo livello dedicato all'innovation and extended reality e un master di secondo livello in imprese e tecnologia ceramica. Ma più di tante parole, io credo che prima di passare la parola al nostro studente Marco Dall'Oglio, vorrei scorrere rapidamente quelli che sono gli step, il processo attraverso il quale voi venite formati, ovvero durante i laboratori lavorate in team di progetto, quindi 3-4 studenti per sviluppare i bisogni, analizzare le ricerche, arrivare a dei concept di progetto fino alle soluzioni. Dovete individuare quindi i bisogni delle persone anche attraverso intervista, attraverso delle ricerche che conducete online o delle ricerche che conducete live. Bisogna sviluppare delle idee che apportino innovazione, bisogna essere sostenibili, bisogna analizzare la fattibilità, i componenti tecnici, realizziamo i modelli di studio virtuale, quindi dovrete avere la capacità di utilizzare tutti gli strumenti di rappresentazione fino ad arrivare al prototipo. Anche la comunicazione, gli strumenti di comunicazione e il packaging del prodotto diventano fondamentali per veicolare le vostre idee che sono concretizzate in un prodotto. E in nome del corso, ogni anno siamo felici di poter annoverare delle tesi che sono coperte da brevetto, perché vengono sviluppate, come vi dicevamo, all'interno delle imprese. Ogni anno ci sono più di 12 laboratori di progettazione, più di 30 dei nostri studenti vengono coinvolti in questi workshop extra accademici, e ogni anno, visto che abbiamo il numero programmato a 130 studenti, abbiamo molti tirocini curriculari che vengono attivati. Questi sono i numeri. I nostri laureati vogliamo e ci teniamo che si laureino in corso per poi poter accedere a scegliere un percorso magistrale. Quindi io direi di lasciare la parola a Marco, che meglio di noi può dare la sua testimonianza. La parola a Simona, che così dà le informazioni che ha sulla parte di iscrizioni, e poi chiudiamo con Marco. Certo. Eccomi, provo a condividere la presentazione, ditemi per favore se la vedete. È visibile? Sì, vai, Simona, c'è. Ok, perfetto. Allora,
Molto brevemente vi farò una panoramica delle modalità di accesso al corso di design del prodotto industriale. Innanzitutto, quali sono i requisiti di accesso? È necessario il diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero, purché ovviamente sia riconosciuto idoneo. Come accennava già la professoressa Vai, i posti a disposizione per l'anno accademico 21-22 sono stati 130, di cui 4 riservati agli studenti internazionali non comunitari. Allora, vi parlo brevemente del bando 21-22, questo perché ovviamente il bando è quello pubblicato sul website e quello disponibile ad oggi. Quindi il mio invito sembrerà una cosa piccola ma fondamentale, è di tenere sempre monitorato il website del corso e in particolare la sezione ammissioni, dove verrà pubblicato il bando di accesso, che è abbastanza lungo, corposo, ma super dettagliato, e mi sembra... Mi sembra che sia caduta la connessione. Ok, sì. Infatti anche a me era caduta, non capivo se ero io o se era no. No, abbiamo perso in un colpo solo Elena, Valentina e Simone. Infatti, sì, adesso ripartiamo e quindi la registrazione si è interrotta, ma è ripartita immediatamente, quindi Simona, secondo me abbiamo perso solo l'ultimo minuto, ecco. Ci senti, Simona? Secondo me, Valentina, è bloccato la piattaforma completamente. Grazie, perché, ad esempio, tu non ti vediamo, diciamo, adesso ti vedo e vedo anche Elena, prima era tutto bloccato. Ok, comunque vedo i 130 studenti, ci sono ancora. C'è una mano alzata, forse nel frattempo che aspettiamo Simona che... Simona, se quando ci sei, dicelo. Simona non c'è collegata. È uscita a un certo punto, probabilmente si è bloccato il suo computer. Magari possiamo fare partire Marco nella sua presentazione, cosa dici Valentina? Sì, così riprendiamo in coda dopo. Sicuramente può partire Marco. Buongiorno, mi sente? Sì, sì. Buongiorno, sì, Marco, okay. Benvenuto. Grazie. Dovresti essere abilitato, ma nel caso ti riabilito. Sì, condivido dopo che faccio vedere un paio di progetti. Sì. Prima volevo dire giusto due Vai parole. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Marco, appunto, ho fatto la triennale in design del prodotto industriale, adesso sono al secondo anno invece di Advanced Design, l'indirizzo prodotto, e niente, sono rimasto molto soddisfatto dalla triennale, soprattutto per come è stato costruito il percorso, che valutandolo a posteriori si capisce proprio essere stato strutturato proprio come un percorso, nel senso che dal primo al terzo anno si parte con laboratori, con studi legati magari a una produzione più nel micro, magari con i primi laboratori legati magari a una produzione artigianale, fino ad arrivare al terzo anno in cui invece il tema della progettazione diventa più sistemico e quindi più ampio e anche più complesso, che poi dà il là sicuramente alla magistrale, che si basa appunto sull'ampliamento del design inteso come sistema. E la cosa che mi è piaciuta di questa università, che poi è una peculiarità del design, essendo una materia molto pratica, quindi non solamente nozionistica, è stato secondo me lo scopo, almeno come io l'ho inteso dell'università, di creare una sensibilità nello studente, di costruire una sensibilità oltre che impartire nozioni, una sensibilità che a mio parere è necessaria per il designer. Perché questo? Perché io ritengo che la capacità più importante che deve avere un designer è quella di saper attingere informazioni, trasportare informazioni da contesti apparentemente scollegati dal contesto in cui si sta lavorando, appunto, e trasportarle all'interno del proprio progetto, nel proprio contesto. E questo è impossibile da fare se non si ha una sensibilità che ci porta continuamente, quotidianamente, a raccogliere informazioni rispetto al quotidiano,
cosa viviamo continuamente. E questo secondo me è lo scopo che ha avuto anche a livello formativo proprio l'università, o almeno io credo che mi sia costruito una sensibilità da quando ho iniziato, di diverso tipo, da quando ho iniziato l'università. E quindi è sicuramente un tipo di formazione che va al di là delle semplici ore delle lezioni, perché non può ridursi solamente a questo, ma deve sicuramente richiedere un impegno, una curiosità, una continua fame appunto di nuove informazioni, di imparare continuamente, che lo studente, a mio parere, deve avere, ma che sicuramente l'università aiuta a creare. E infatti, come anticipato prima dalle professoresse, vedrete che il designer è una figura professionale che deve saper parlare numerose lingue, deve saper parlare la lingua di quello che è a capo del marketing, perché deve produrre o comunque un oggetto, che sia un servizio, che sia appetibile, deve saper la lingua di colui che è addetto alla produzione, perché deve riuscire a progettare un prodotto che sia fattibile, il più facilmente, anzi fattibile. Deve saper parlare anche la lingua dell'utente, nel senso che dovendolo mettere al centro gli sono richieste delle competenze psicologiche o comunque legate magari alle materie umanistiche che sono fondamentali. Per questo appunto è una materia che è molto ampia, molto trasversale e che insomma è proprio la sua bellezza, ti permette nella formazione di dover attingere a competenze sempre diverse, dal campo dell'economia al campo della filosofia, in qualunque tipo di campo, perché in questo modo si forma un bagaglio culturale che è sempre più ampio e tramite il quale si riesce a portare sempre più ricchezza nei progetti. E vi faccio vedere giusto un paio di progetti appunto per testimoniarvi questa cosa. Allora, si vede? Sì. Ok. Questo è un progetto che ho fatto con un gruppo universitario, anche con Christian, che dovrebbe essere collegato, che è il tutor, e era un workshop di una settimana in cui la richiesta era quella di rappresentare, avevamo una parola chiave che era instabilità, e noi abbiamo deciso di racchiudere questo concetto e di interpretarlo con l'instabilità sociale, e quindi rappresentare il concetto secondo il quale appunto quello che volevamo trasferire e comunicare era il concetto secondo cui abbiamo bisogno dell'altro all'interno di una società per stare in piedi e per poter sopravvivere, diciamo. E quindi abbiamo voluto creare una sedia, appunto, che non fosse autosufficiente, ma che avesse bisogno dell'altro per poter funzionare. Questo è un esempio, appunto, della prototipazione di cui parlava prima la professoressa, appunto, di come anche lo sviluppo passa attraverso questi passi. E quindi vediamo questo tipo di seduta che, appunto, tramite il gioco, anche con l'altra persona, crea dialogo, oltre che una funzionalità, e questo è un carattere secondo me fondamentale del designer, appunto, in cui non deve, bisogna sfatare il mito magari che arrivi sempre alla produzione di un oggetto, ma invece può arrivare anche semplicemente alla produzione di relazioni al di là della materia. Un altro invece progetto è la mia tesi che volevo farvi vedere, cioè molto velocemente, che è un progetto appunto che mira a sostenere la cura di coloro che soffrono di depressione lieve moderata, e quindi giocava sul ruolo delle persone care attorno al malato e permetteva lo scambio di gesti tattili e momenti felici da parte del contesto di persone care al malato e una sua risposta rispetto a questi. E questo funzionava tramite un'applicazione utilizzata da entrambi e tramite un oggetto che veniva utilizzato dalla persona malata appunto per avere esperienza di questi gesti tattili. E poi non voglio approfondire oltre, semplicemente volevo farvi vedere questi due progetti per farvi capire anche lo sviluppo che si ha da un progetto magari a un sistema come quest'ultimo, che quindi comprende una parte invisibile, una parte invece più materica, e anche per darvi l'idea appunto di come la figura del designer arrivi a avere magari un percorso che non è sempre, cioè la sua bellezza è che non è lineare, nel senso che si trova a svolgere progetti in campi sempre diversi, che è la cosa che io preferisco. Direi di aver concluso, spero di essere stato chiaro. Sì, grazie Marco, grazie mille per la tua testimonianza, e non è un caso che noi abbiamo voluto coinvolgere gli studenti oggi, perché secondo noi la loro partecipazione e la nostra tipologia di didattica con gli studenti al centro deve essere comunque chiara all'interno del percorso. Vorrei ripassare di nuovo la parola a Simona, se riesce a concludere velocemente quello che ci stava mostrando prima, purtroppo saltato tutto. Cioè, saluta. Allora, molto molto brevemente,
Eccoci. Non so esattamente fino a quando mi avete... È un punto per ripartire. Ok, perfetto. Allora, semplicemente avevo riportato qui le date del 21-22 per darvi un'indicazione delle tempistiche, ma ovviamente l'invito è sempre quello di tenere monitorato il website, perché il bando ovviamente riporterà le nuove date per il 22-23. Abbiamo tre tornate di selezione, indicativamente il periodo selettivo rimane aperto quest'anno è stato dal 15 marzo all'8 settembre, e per ogni tornata di selezione vengono messi a disposizione alcuni dei 130 posti, in particolare abbiamo 50 posti nella prima tornata selettiva, 50 nella seconda e 30 nell'ultima. Vi invito a monitorare non solo le date per iscrivervi alla selezione Unibo, ma anche le date per gli scorrimenti di graduatoria, per manifestare disponibilità e interesse allo scorrimento di graduatoria che avviene solo al termine della terza selezione, e eventualmente anche controllare l'uscita del bando di selezione straordinaria, perché ad esempio quest'anno ad ottobre sono stati ribanditi due posti, quindi c'è possibilità appunto anche al termine della terza selezione, può capitare che ci sia possibilità. E non vi dirò mai abbastanza di leggere il bando passo per passo, perché lì ci sono tutte le risposte. E l'altro, diciamo, step fondamentale, oltre a quello dell'iscrizione alla selezione all'Università di Bologna, è ovviamente sostenere il test TOLC. Il test TOLC è erogato dal CISIA, vedete qui il website cisiaonline.it, ed è un test a risposte chiuse che comprende sezioni di matematica, logica, scienze e comprensione verbale. Vedete, indicativamente questi sono stati i numeri dei quesiti e il tempo a disposizione quest'anno. Quindi l'altro invito è monitorare il sito website del CISIA per vedere le date in cui vengono erogati i test TOLC. Uno spunto per prepararsi: sul sito del CISIA sono disponibili simulazioni, volumi di autovalutazione o il mock di matematica di base, quindi potete già iniziare, se interessati, a appunto andare sul sito per vedere le possibilità messe a disposizione per iniziare a prepararvi. Grazie, grazie mille Simona. E io adesso lascerò la parola, ringraziando tutti i docenti del corso e anche Marco, e lascerò la parola a Cristiana Bartolomei, che è una docente del corso di triennale in architettura, ingegneria edile, e che vi presenterà l'offerta formativa di questo corso, sempre all'interno del Dipartimento di Architettura. Sì, buongiorno a tutti, grazie Valentina. Grazie a tutti e grazie anche agli studenti che stanno partecipando appunto a questo incontro. Io vi porto innanzitutto i saluti della nostra coordinatrice, che è appena stata eletta, Anna Rita Ferrante, che oggi non poteva essere presente, e quindi parlerò io al suo posto, anche se comunque ho titolo per farlo, perché sono delegata all'orientamento per questo corso di studi, il che significa che qualsiasi domanda voi abbiate anche nel corso dei prossimi mesi relativo all'iscrizione, a come funziona questo corso, potete rivolgervi direttamente a me senza appunto andare a disturbare il coordinatore. Parto subito da una cosa molto importante, quindi condivido il mio schermo sperando che tutto funzioni. Dovrebbe funzionare, dovreste vederlo, spero. Vedete? Sì, direi di sì. Perché questo corso di laurea è un corso di laurea di nuova attivazione, siamo solo al secondo anno, è un corso di laurea triennale che però prevede un corso appunto che presenta anche una magistrale, quindi più due anni alla fine del terzo anno. Questo corso nasce da una destrutturazione del corso precedente, che era un corso a ciclo unico in ingegneria dell'architettura. Il corso nuovo appunto si chiama, come vi ha detto anche poco fa la nostra delegata di dipartimento, si chiama corso di studi in architettura ingegneria. Non c'è più la parola edile, è stata soppressa al momento, si chiama solamente corso di studi in architettura e ingegneria. Quindi la prima cosa che volevo fare è appunto quella di spiegarvi che cos'è, chi è l'architetto ingegnere, cioè che cosa fa e chi è l'architetto ingegnere. L'architetto ingegnere è una figura
per quello che noi riteniamo essere una figura completa che, in cui si trovano al suo interno due anime, quelle che approcciano all'architettura e quelle che approcciano all'ingegneria. Quindi è una figura che possiamo così definire una figura di sintesi, che è in grado di affrontare complessivamente il processo di architettura in tutte le sue scale, anche per quello che riguarda appunto la fattibilità economica e sociale, oltre che tutti quegli aspetti che riguardano più propriamente la parte più ingegneristica, relativi alla tecnica e all'esecutività di un progetto. Quindi in questa slide è molto chiaro quello che sono le anime dell'architetto e dell'ingegnere, quelle due anime di cui vi dicevo prima: da un lato creatività, forma, estetica, sostenibilità e concezione del progetto, dall'altra però una grande attenzione alla fattibilità, alla funzionalità, alla praticità, all'innovazione e alla razionalizzazione dei processi. Quindi un attimo, non si vede la slide, la Oddio, presentazione è fissa. Come non si vede la slide? Adesso si vede? Adesso sì. Ok. Adesso no. Vabbè. A tutto schermo si vede che non va più. Va bene, la facciamo così. E quindi di fatto queste due anime portano a far sì che l'architetto ingegnere abbia competenze specifiche in entrambi i campi, sia quella dell'architettura che quella dell'ingegneria. E noi riteniamo che alla fine del suo percorso, sia triennale per quello che riguarda le strutture semplici, sia quinquennale quando avremo fatto il 3+2 per quello che riguarda le strutture complesse, possa avere una completa gestione del processo e quindi possa seguire la creazione di un progetto sia per quello che riguarda la forma e la struttura, sia per quello che riguarda gli impianti, la gestione e la manutenzione, che sono appunto degli aspetti che non dobbiamo dimenticare, perché non è che noi un'opera la costruiamo e la creiamo poi la lasciamo lì, ma dobbiamo imparare anche a mantenerla appunto nel tempo. E per rispondere anche a una domanda che era appunto stata fatta anche in chat prima, alla fine di questo percorso, sia dal punto di quando finisce la laurea triennale, se la laurea 3+2, diciamo così, può scegliere una carriera flessibile, ossia si può iscrivere sia all'albo degli architetti che all'albo degli ingegneri, quindi può firmare progetti che possono essere di diversa natura, sia appunto quelli probabilmente strutturali che quelli che sono tipici appunto dell'ingegnere, sia quelli di restauro che sono più propriamente tipici dell'architetto. Inoltre il valore aggiunto di questa laurea è che è una laurea che può essere esercitata all'interno di tutti gli stati membri europei, quindi è una laurea che ha un riconoscimento europeo e quindi come tale può essere appunto sfruttata anche per lavorare appunto all'estero, previa appunto in questo caso poi riconoscimento da parte della comunità europea. E, detto questo, passo alla presentazione invece vera e propria del corso di studi, se riuscirò a farla, perché qua tutte le finestre sono una sovrapposta all'altra, adesso ce la faremo, eccoci qua. E qui entriamo appunto un po' più nel dettaglio rispetto a quello che è il vero corso di studi. Allora, in parte le cose ve le ho già anticipate, quali sono i 5 motivi che noi riteniamo essere quelli principali per potersi iscrivere a questo corso di studi: sicuramente la possibilità di iscriversi ad entrambi gli albi professionali, quello dell'ingegnere e quello degli architetti, al fatto di poter, acquisire delle competenze sia nel campo delle nuove costruzioni che nel recupero dell'esistente, quindi non ci occupiamo solo di nuovo, ma ci occupiamo anche di recupero dell'esistente, e possiamo acquisire ovviamente, come vi ho già detto, competenze sia dal punto di vista ingegneristico che architettonico, e una volta laureati dopo 3 anni possiamo immetterci direttamente nel mondo del lavoro se vogliamo farlo, oppure viceversa continuare con la laurea magistrale, con i master di primo livello, sia in Italia che all'estero, perché anche noi, come gli altri corsi di studio, anche durante il percorso triennale, offriamo la possibilità di poter fare dei periodi all'estero attraverso il progetto Erasmus o attraverso il progetto Overseas, che sono progetti che sono comuni in tutto l'Ateneo e che anche in cui i nostri corsi di studio appunto hanno sedi che possono ospitare in tutta Europa studenti che vogliono fare questo, sia attraverso tirocini che noi facciamo sia in Italia, perché li vuol fare in Italia, ma anche all'estero, o anche tesi di laurea che possono essere svolte appunto in studi professionali all'estero.
Anche noi, come i corsi che avete visto presentati in precedenza, lavoriamo attraverso lezioni ex cattedra, quindi dove il docente, come in questo caso sto facendo io, vi parla, ma anche attraverso una serie di laboratori progettuali che permettono appunto la collaborazione e il confronto, perché sarete costretti a lavorare in team, quindi con più persone, quindi con tutte le problematiche che possono trovare, che ci possono essere quando quando più persone lavorano insieme. I requisiti d'accesso, poi di questo parlerà bene anche per noi il manager didattico, che vi spiegherà bene com'è il test d'ingresso a questo corso di studi, che è differente da quello che abbiamo visto poc'anzi per il corso di design, perché noi non abbiamo un talk, abbiamo un test ministeriale, così come anche per la facoltà di architettura quinquennale di Cesena, che con cui condividiamo lo stesso tipo di test d'ingresso, e quindi vi verrà spiegato la nostra manager didattica. Il requisito di accesso invece per poter entrare a fare questi test è quello di avere un diploma di scuola superiore secondaria durata quinquennale, oppure un titolo estero che sia ugualmente riconosciuto. Che cosa serve per entrare? Quali sono le competenze richieste per entrare? Ribadito il fatto che comunque i nostri corsi iniziano da zero, è chiaro che però un minimo di competenze iniziali ci vogliono per poter entrare a partecipare a un corso di questo tipo, perché sennò lo studente fa veramente molta fatica. E quindi sapere utilizzare i principali risultati della matematica elementare e delle scienze sperimentali è assolutamente fondamentale, così come avere capacità di ragionamento logico, e così come è importante avere una conoscenza almeno di base degli strumenti della rappresentazione dell'architettura. Tant'è che appunto il nostro test d'ingresso, quando vi verrà richiesto di farlo, vi chiederà proprio di avere competenze in questo senso, perché sennò non sarete ammessi e non potete entrare nel nostro numero programmato, che è appunto pari a 80 studenti per anno. Quindi appunto questo poi ve lo spiegherà bene il nostro manager didattico. Che cosa, come è fatto il nostro piano di studi? Io vi illustro solamente il piano di studi per la laurea triennale, quindi non ci occupiamo in questa fase della laurea dei più due anni che sarete chiamati, se qualcuno di voi vorrà proseguire. E il primo anno di studi appunto vede questi esami, le analisi e le fisiche, che sono praticamente più appartenenti al ramo dell'ingegneria, se così vogliamo dire, quindi sono i fondamenti per poi esami di ingegneria un pochino più sostenuti, e poi invece abbiamo esami che sono più propriamente del campo della rappresentazione e della progettazione, quindi laboratorio di disegno assistito, sostanzialmente disegno al computer, disegno dell'architettura 1, di cui io appunto sono anche docente, e architettura e composizione architettonica 1, oltre che la storia dell'architettura 1, oltre che l'idoneità di lingua inglese pari al B1. Il secondo anno proseguiamo ancora con esami più sul filone ingegneristico, come le analisi matematiche, la meccanica razionale, e ci inoltriamo però anche ad approfondire gli aspetti della progettazione, come l'architettura e la composizione architettonica 2, come la storia dell'architettura 2 e come il disegno dell'architettura 2. Oltre che introduciamo per la prima volta il tema del restauro, facendo appunto un laboratorio di restauro. Ogni volta che vedete accanto al titolo del corso collaboratorio oppure la parola laboratorio, significa che questi corsi hanno una frequenza obbligatoria al 70%, quindi perché il lavoro viene appunto fatto in team all'interno dell'aula, in cui gli studenti lavorano insieme e collaborano insieme ai docenti e ai tutor per la realizzazione appunto degli elaborati finali che servono per il superamento dell'esame. Il terzo anno impariamo a conoscere invece delle materie nuove che non abbiamo ancora visto negli anni precedenti, come l'architettura tecnica, l'urbanistica, la fisica tecnica e appunto, ahimè, la scienza delle costruzioni, che è sempre un esame molto pesante per gli studenti di questo corso di studi, che appunto gli insegna come far stare in piedi, diciamo così, le strutture, per farvela molto semplice, oltre ovviamente che un esame come quello di Estimo, che sembra un po' come dire un po' a parte rispetto a tutto il percorso di studi, ma che è molto importante nella professione di un ingegnere architetto, soprattutto se vuole trovare spazio ad esempio per fare perizie in tribunale o cose di questo genere. Inoltre sono previste questo anno 12 crediti di attività formative libere. Che cosa significa questo? Significa che ogni studente può scegliere quali esami
per, pari a 12 crediti può scegliere e può fare, che può scegliere all'interno dell'offerta formativa di tutto quanto l'Ateneo, quindi non solamente all'interno dei corsi di studio del nostro dipartimento o della nostra scuola di architettura e ingegneria, ma addirittura all'interno di tutto quanto il nostro Ateneo di Bologna. E in questo anno ovviamente è prevista anche la prova finale, la cosiddetta tesi laurea. Adesso vi faccio passare molto rapidamente alcune immagini di quello che si fa all'interno dei nostri corsi, perché poi invece avremo una testimonianza anche noi, come i corsi precedenti, degli studenti, gli studenti del secondo anno, che sono quelli più vecchi, diciamo così, del nostro corso, perché, come vi dicevo, siamo partiti solo l'anno scorso e quindi abbiamo solamente il primo e il secondo anno al momento attivo. E quindi vi faccio passare rapidamente questi insomma progetti che potete vedere, quindi che spaziano dalla progettazione alla rappresentazione, al restauro, all'urbanistica. E anche noi, come i corsi precedenti, siamo dotati di laboratori che appunto di prototipazione, laboratori di rilievo, e svolgiamo le nostre attività sia inside, quindi all'interno, oppure anche all'esterno. Quindi i nostri studenti sono abituati anche a svolgere proprio campagne di rilievo effettivamente sul campo, e qui ne abbiamo appunto una dimostrazione e un'immagine. Gli sbocchi lavorativi ve li ho già detti prima, li ripeto rapidamente, possiamo iscriversi all'albo degli ingegneri e all'albo degli architetti, però possiamo anche, come dire, non avere nessuna iscrizione a nessuno degli albi professionali e andare a ricoprire ruoli tecnici in aziende private o in industrie manifatturiere, oppure anche nella pubblica amministrazione per quello che riguarda l'ambito dell'edilizia. E per proseguire gli studi, come vi dicevo, è già attivo e quindi possiamo, cioè già, come dire, il percorso è già stato pensato, quindi non è che deve essere attivato, è già in itinere rispetto al vostro percorso triennale. Abbiamo una laurea magistrale di 2 anni in Building Engineering Architecture, che è fatta di 2 curriculum, un curriculum in italiano che mutua il nome dalla vecchia laurea quinquennale in ingegneria e dell'architettura, e un curriculum in inglese che invece appunto è totalmente in inglese, quindi i 2 anni totalmente fatti in inglese, in cui appunto in questo momento, e questo secondo curriculum è già attivo, stanno trovando appunto spazio studenti che vengono da tutto il mondo, quindi è, come dire, anche una bella esperienza per uno studente italiano andarsi a iscrivere a un curriculum di tipo di appunto in inglese. La nostra sede è a Bologna, esattamente in Viale Risorgimento 2 nel quartiere Saragozza. È un edificio, un importante esempio di un edificio del Novecento progettato dall'architetto Vaccaro, che nonostante appunto sia stato progettato nel 1935 e nonostante tutte le criticità e l'aumento di studenti consistenti che c'è stato in questi anni, possiamo dire che è un edificio che ancora regge abbastanza bene al carico didattico di una mole di studenti che sicuramente non era quella pensata dall'architetto Vaccaro nel 1935. Queste sono alcune immagini degli interni dei nostri spazi. Ovviamente è un edificio antico, quindi non è bello come quello di Cesena, che sicuramente è un edificio più nuovo e più moderno. Il nostro è stato un edificio che è stato per forza di cose riadattato alle esigenze attuali, però, come vi dicevo prima, regge. Questa è la pianta di Bologna. Questi sono i viali di circonvolazione, questa è la stazione per intenderci, e in questo caso c'è la facoltà, in questo punto c'è la facoltà di ingegneria, quindi proprio a ridosso di Porta Saragozza. E non abbiamo solo questa sede, abbiamo altre 2 sedi, una in via Saragozza 810 e una in via Ugo Foscolo, che sono comunque sempre a ridosso di Porta Saragozza. Questi sono i nostri indirizzi, quindi abbiamo Annalita Ferrante, coordinatrice del corso, io che sono delegata all'orientamento, appunto, che sono Cristiana Bartolomei, Simona Cavalleri, che vi parlerà tra un attimo in relazione al test d'ingresso per entrare in questo corso di laurea, e abbiamo anche un tutor, Giuseppe Iacovino, che è disposto a partecipare, a rispondere alle vostre domande, e poi vi manderò dei link in chat, perché abbiamo appunto anche un tutor talk, quindi uno sportello in cui è possibile prenotarsi per fare domande al tutor, che può appunto aiutarvi a risolvere alcuni dubbi. Se lui non ce la fa, ovviamente sono sempre a disposizione io direi che ho terminato, quindi lascerei la parola a Simona se c'è. Grazie. Sì, prego. Eccomi. Allora, ditemi se vedete. Sì. Ok. Vediamo se riesco a mettere a schermo intero, se collabora, altrimenti vado. Eccoci. Allora,
Architettura e ingegneria, anche in questo caso, così come per design del prodotto industriale, il requisito di accesso per poter essere ammessi è quello di avere il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. E il numero programmato in questo caso è inferiore, non parliamo più dei 130 di design del prodotto industriale, ma abbiamo 80 posti disponibili, di cui 4 riservati agli studenti internazionali non comunitari. La procedura differisce rispetto al TOLC, nel senso che non ci sono diverse possibilità di sostenere il TOLC e più tornate di selezione, ma c'è un unico bando aperto per un periodo di tempo più breve e un'unica possibilità di sostenere il cosiddetto test ARCHED. Il test ha subito alcune variazioni rispetto negli ultimi anni a causa della pandemia e per questo è derogato sempre dal CISIA, che è lo stesso ente erogatore del TOLC, ma si tratta proprio di un'altra tipologia di test. Anche in questo caso vi ho riportato alcune informazioni, alcune date relative al 21-22, perché ancora più del test TOLC, il test ARCHED e la procedura di ammissione specifica dell'Università di Bologna può variare notevolmente. E quindi anche in questo caso l'invito è sempre a monitorare il website sezione ammissioni del corso di laurea e chiedo poi alla professoressa Bartolomei se riesce a mettervi il link in chat. Già se andate adesso sul website del corso di studi potrete vedere il bando 21-22. Vi invito a leggerlo per iniziare a prepararvi e capire qual è la procedura di ammissione, tenendo conto, come detto, che le modalità potrebbero variare. In questo caso abbiamo due momenti chiave, sono l'iscrizione alla selezione, che ad esempio quest'anno è stata dal 5 luglio al 19 di agosto, che viene fatta direttamente presso l'Università di Bologna. In questo caso non è stata necessaria l'iscrizione al test del CISIA, al test ARCHED, nel senso che chi si iscriveva alla selezione dell'Università di Bologna in automatico veniva poi iscritto al test ARCHED e veniva contattato dal CISIA. In questo caso il test è stato svolto il 6 settembre, la graduatoria è uscita il 15 e il termine dell'immatricolazione, come vedete, è stato estremamente a ridosso. Questo perché deve essere concesso il tempo dello scorrimento di graduatoria, quindi se nel test TOLC lo scorrimento di graduatoria accadeva solo al termine della terza selezione, in questo caso essendoci un'unica tornata di selezione con un unico bando, lo scorrimento di graduatoria avviene pressoché immediatamente. Quindi anche in questo caso tenete monitorate le scadenze per dare dimostrazione di interesse per essere ripescati dalle graduatorie. Come detto, appunto, monitorate il sito web del corso di studi. Vi invito anche a seguire e tenere monitorato il canale Facebook del corso. Chiedo sempre alla professoressa Bartolomei se riesce a mettere in chat il link, perché appunto diamo sempre comunicazione delle date di apertura e remind in prossimità della scadenza delle date di iscrizione. Il test ARCHED a seguito della pandemia è stato erogato online sempre dal CISIA. E anche in questo caso vi invito ad andare a monitorare il website del CISIA e andare a selezionare la parte relativa ai test di architettura. Ci sono moltissime informazioni. Trovate l'informazione appunto sui contenuti dei quesiti, che come vedete sono di cultura generale, di ragionamento logico, di storia, di disegno e rappresentazione, di fisica matematica. Ma oltre alle specifiche dei contenuti dei quesiti, trovate anche i syllabus e materiali gratuiti, come per il test TOLC, su cui prepararvi.
quindi simulazioni piuttosto che il mock di matematica di base. Quindi c'è proprio il website Allenamento CSI Online. Penso che la professoressa Bartolomei vi abbia già messo il link online, o le chiedo di farlo a breve. E trovate anche il test degli anni precedenti sul sito del MIUR. Essendo infatti architettura e ingegneria un corso a numero programmato ministeriale, sul website del ministero sono disponibili i test degli anni passati, così che abbiate veramente un'idea completa della tipologia di domande che vi verrà posta. Ultima cosa, come accennava la professoressa Bartolomei, per qualsiasi dubbio c'è la professoressa stessa, ci sono io, ma in primis c'è il nostro studente tutor. Uno studente come sarete voi, che è disponibile tutti i venerdì dalle 15 alle 16 per uno sportello virtuale aperto. Quindi vi metteremo in chat il link dove trovate tutte le informazioni e soprattutto trovate il link Teams appunto dello sportello virtuale. Quindi per qualsiasi cosa ovviamente è disponibilissimo. Io ho terminato. Grazie Simona. E, Cristiana, chi devo abilitare? Vittorio Bascetta, che dovrebbe essere già inserito come relatore. Vittorio, ci sei? Sì, sono qui, però può inserire come relatore Raffaele Sernia, Tommasi Sernia, che lui ha il PowerPoint. Non lo vedevo prima, aspetta un secondo che sto provo. Tommasi. Io non lo vedo. Ah, eccolo, trovato. Imposta come relatore, eccoci qua, perfetto. Quindi Raffaele, Tommaso può andare. Salve a tutti e a tutte, sono Raffaele, frequento il secondo anno di corso di architettura e ingegneria e non mi dilungo troppo sulla presentazione del corso, siccome la professoressa Bartolomei ha già fatto una spiegazione esemplare. Vorrei più che altro mostrarvi qualche progetto che abbiamo fatto durante il primo anno e stiamo iniziando a continuare anche quest'anno. Un attimo, ok. Allora, questi sono alcuni dei disegni che abbiamo fatto con la materia disegno dell'architettura T1. Abbiamo iniziato a lavorare già con gli spazi, perché lo spazio per un architetto ingegnere è qualcosa di fondamentale. Abbiamo appunto capito, abbiamo inizialmente disegnato a mano per migliorare la nostra tecnica, visto che il taccuino è il nostro migliore amico in questa università. Siccome non è solamente un saper disegnare, ma è soprattutto un saper disegnare bene, cioè costruire bene gli spazi, capire bene le fondamenta di un edificio. Abbiamo realizzato anche vari modellini in disegno 1 in modo per visualizzare meglio quello che stiamo disegnando. Ad esempio, questo è il modellino di una casa di una mia collega. In laboratorio di composizione architettonica, invece, abbiamo fatto un piccolo level up, poiché abbiamo già iniziato a progettare, a fare, diciamo, tra virgolette, il nostro primo progetto. Come possiamo vedere, in alto a sinistra abbiamo alcuni schizzi che poi hanno formato quello che poteva essere sempre un piccolo schema del progetto. E inoltre possiamo vedere anche le evoluzioni. Abbiamo già dal primo semestre al secondo semestre rispetto a questi modelli siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Questo esempio è la Billwood House, dove abbiamo realizzato tutto a mano. E quindi possiamo vedere come comunque questo corso ci istruisce e ci migliora. Inoltre abbiamo anche adoperato e utilizzato vari programmi come InDesign per costruire i nostri ebook, quindi per le presentazioni. Abbiamo utilizzato programmi come Photoshop e ovviamente anche AutoCAD, dove infatti nella seconda lavora. Scusi? Dove nel secondo semestre abbiamo anche iniziato a lavorare in 3D su AutoCAD, con AutoCAD 3D. In alto a sinistra possiamo vedere il cosiddetto, abbiamo iniziato a lavorare con dei prefabbricati e quindi costruire un modello 3D di quello che può essere un complesso abitativo. In basso invece a destra abbiamo quello che può essere una schermata di AutoCAD. Questo ad esempio è
il mio prefabbricato e ovviamente seguendo delle linee guida abbiamo diciamo sia messo a punto quella che può essere la nostra visione artistica, sia ovviamente rispettando norme e regole che poi già dal terzo anno verranno comunque spiegate meglio. Questi invece sono alcune foto e in particolare in la prima vediamo il 3D Eye, un oggetto fornito dall'Unibo per appunto è un oggetto che ci serve per visualizzare al meglio questo riguarda il laboratorio di rilievo. In quella seconda foto sono io che prendo attraverso sempre lo strumento prendiamo delle foto e prendiamo nell'ultima slide alcune misure in campagna. Prese queste misure, infatti, noi abbiamo utilizzato programmi come MetaShape, che sono programmi utilizzatissimi in questi campi, e abbiamo restituito quello che poteva essere appunto tutte le misure, tutte le foto, e abbiamo creato quello che è un modello 3D. Infine, come ultimo laboratorio che sto seguendo, è quello di restauro, che è un laboratorio che unisce sia la parte di storia che abbiamo studiato invece nella prima parte del primo anno, in più analizzando anche quella che può essere gli elementi proprio di un edificio. Ad esempio questa è la loggia della mercanzia che si trova qui a Bologna, che è stata bombardata e poi è stata restaurata sia dall'architetto Alfonso Rubiani. Inoltre le posso mostrare, ad esempio, questo sono il progetto di AutoCAD, dove appunto vediamo come lavoriamo, iniziamo a lavorare già in 3D. E, non, queste invece sono le presentazioni che abbiamo fatto del nostro progetto per composizione, dove appunto abbiamo utilizzato il programma InDesign. Queste sono di alcuni rendering che abbiamo fatto del nostro progetto e con la varia spiegazione del progetto e i vari schizzi, i idotipi, e queste sono le varie piante che abbiamo disegnato. Questa ad esempio è una rielaborazione del frammento. Questo è uno spaccato assonometrico, esploso. E qui abbiamo ovviamente anche diciamo una breve riflessione su quelli che possono essere stati spunti di riflessione per il nostro progetto. Per concludere, posso dire che questo corso comunque forma particolarmente. Io sono un ragazzo che comunque viene dal sud dell'Italia, sono venuto qua a Bologna proprio perché è l'unica in Italia che dà la possibilità di avere questo tipo di università in 3+2, ovvero sia triennale che magistrale, separate. Questo perché magari anch'io venendo da un liceo e non sono stato formato troppo da questo punto di vista, volevo aspettare magari un altro po' di tempo per prendere una decisione oppure continuare in questo percorso. Quindi questa possibilità la può dare solo l'università di Bologna, in particolare questo corso, perché appunto magari dando gli esami, uno riesce a capire verso quale parte è più indirizzato, oppure comunque può cambiare completamente il corso. Ho finito, non so se vuole aggiungere qualcos'altro. Grazie mille Raffaele, grazie. Grazie allora, grazie a tutto il gruppo di Architettura e Ingegneria Edile. Grazie anche in questo caso gli studenti e noi per quanto ci riguarda abbiamo presentato la nostra offerta formativa. Come vi ho anticipato all'inizio, questo è un evento minore rispetto a poi degli eventi più generali che verranno realizzati a febbraio, per esempio, dove ci sarà Alma Orienta, quindi saranno 28 primo e 2 di marzo, in cui ci sarà un forte approfondimento relativo ai singoli corsi, non soltanto una infarinatura come quella che vi abbiamo presentato adesso, ma verrà data intanto molta importanza anche alle, molto spazio anche alle vostre domande con dei momenti dedicati e poi delle presentazioni più approfondite, non soltanto di quello che in generale si studia, ma dandovi la possibilità di conoscere un po' più da vicino alcune delle discipline che poi caratterizzeranno il corso. Quindi io, come vi ho già detto all'inizio, vi invito a segnare ancora per qualche minuto le vostre domande
in chat, fare in modo che durante l'arco della prossima settimana ci sia un post in evidenza all'interno del sito del Dipartimento di Architettura in cui cercheremo di dare risposta a quelle domande, insomma, che ci avete fatto e alle quali saremo capaci di rispondere. E, dico solo un'ultima cosa, un po' in relazione alla questione Covid. L'Università di Bologna non si è mai fermata, neanche un giorno. Quindi l'attività didattica degli studenti è stata continuativa ed è stata garantita durante il periodo del lockdown in modalità esclusivamente online, mentre adesso per questo semestre e confermato anche per il prossimo semestre verrà erogata la modalità blended. Come avete visto dalle nostre presentazioni, noi facciamo un tipo di didattica molto laboratoriale, quindi è nostra, diciamo, il nostro interesse che voi siate in aula, perché lavorare in laboratorio e lavorare in gruppo è molto differente rispetto che a seguire una lezione da uno schermo, quindi noi non siamo assolutamente per la didattica online, quindi su questo fate molta attenzione nella vostra scelta, perché appunto è un percorso, come vi hanno detto tutti gli studenti, formativo, è un percorso di vita che vi aiuta anche a interagire non solo con i vostri pari, ma anche poi con il corpo docente e con la società che c'è lì fuori, che noi comunque in tutti i nostri corsi cerchiamo di includere il più possibile nei nostri percorsi formativi. E, quindi queste sono le informazioni che avete di base. Vi arriveranno delle nuove convocazioni per l'appuntamento di febbraio e marzo. Se volete ulteriormente approfondire, in quel caso lì potrete selezionare qual è il corso che più vi è, diciamo, vicino alle vostre corde, e noi saremo pronti ad accogliervi. Vi ringrazio moltissimo intanto della vostra partecipazione così numerosa e speriamo, insomma, di avervi dato delle informazioni sufficientemente approfondite. Direi che possiamo salutarvi, ringrazio i colleghi, in particolare Cristiana, Elena, Michele, ma anche Saverio e Federico, che hanno organizzato insieme a me questo percorso. Ringrazio anche Michela dell'Ufficio Centrale di Orientamento e speriamo di rivedervi anche agli eventi del Norienta. Buon pomeriggio a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Se avete domande le potete ancora fare. Se qualcuno di voi ha qualche domanda le può scrivere, che così vi rispondiamo.